Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati in questo video di Zerdast. Nella scorsa parte ci eravamo lasciati Hyrule che dovevamo consegnare la spada a Smith al castello e ora ci stiamo appunto dirigendo, rotolando velocissimamente verso il castello. Presto Link, andiamo al castello. Sì, sì, ancora riprende con la sua mania. Che è successo? Oh, lascia stare la principessa. Aia, che male, il cespuglio a fare, ne parlavano i soldati, è sempre a fare scherzi. Link, fai qualcosa, ci impedisce di proseguire. Va bene, dovremmo semplicemente parare con lo scudo la sua nocciola e rispedirgliela contro. Che disdetta, c'è la festa in città ed ero venuto per vendere qualcosa. Appartengono a una specie di cespugli? Vabbè, insomma, si lamenta che non può interagire con nessuno perché gli fa del male. Credo che il cespuglio a fare non sia cattivo. Vabbè, stiamo perdendo tempo, infatti, una minchiata praticamente. Ci dirigiamo rotolando sempre verso il castello. Zitti zitti cacchi cacchi, ci avviciniamo sempre di più al castello. Che vuoi, buon uomo? Buongiorno Link, hai portato la spada? Bene, come ministro di Hyrule la prendo io in consegna, Tengaru. Va bene, Tengaru. Io vado nelle mie stanze a prepararmi. Ok, Zelda se ne va a truccarsi. Link, visto che sei qui, vuoi assistere alla cerimonia? Perché me lo chiedi se poi mi imponi di esserci? Comunque, ecco la spada Minish. Una spada sacra. Link, conosci questa spada? Ok. Si chiama la spada Minish, è una spada sacra che tiene rinchiuso un gran numero di spiriti maligni in un forziere. Si narra che fu il popolo dei Minish a donarla agli umani. Oggi il vincitore del torneo avrà l'onore di ricevere la spada Smith con il re in persona, in presenza di questa spada sacra. Il re, che è un ciccione. Perfetto, dichiaro aperta la cerimonia di premiazione. Fate entrare il vincitore, Vati, nonché il cattivo di questo gioco. Attenzione, perché lui dovremmo combatterlo. Attenzione, osserviamolo bene. Altro, complimenti per il vestitino, niente male. Se sono fortunato, questo forse si gioca con la spada Minish che viene tramandato da una famiglia. Contiene senza dubbio la forza. Ma il mantello respira da solo? I soldati provano a fermarlo. Volare. Oh. Ma vengono miseramente attaccati. Incredibile. Sta seminando il panico. Solo il vincitore del torneo può stare al cospetto. Ok. Solo il vincitore del torneo può stare al cospetto di questa spada. Madonna, che è una sfera Genkidama. Aiuto. Madonna. Barbra Streisand. Che volo che hanno fatto, mamma mia. Hanno preso il decollo proprio. Comunque, ha rotto la spada e ha liberato gli spiriti maligni che si stanno disperdendo nel mondo. Nel regno di Hyrule. Tra l'altro la principessa Zelda e il re sono spazzato via. Ma che persona sei? Perché fai tutto questo? La principessa che alberga il potere della luce. Se non me ne occupo adesso mi darà sicuramente fastidio. Addirittura. Noi ci mettiamo davanti per cercare di proteggerla. Ma mi sa che finiremo male. Oddio, mi mazza che botto. Con questo suo sortileggio trasforma la principessa in pietra e noi abbiamo perso i sensi, non potremo fare niente per fermarlo. Però si accorge che, infatti ora dirà, che scherzo è questo, conteneva soltanto spiriti maligni? Beh, poco male, io so che la forza esiste, la cercherò da qualche altra parte. E si dilegua nell'ombra, andandosene. Nel frattempo noi riprendiamo i sensi, ci troviamo nel letto del salone del castello, ci svegliamo, sempre con la nostra grazia di una ginnasta. E vediamo cosa succede. Link, hai ripreso i sensi? Ti senti meglio ora? Adesso comincia il discorso del re, Semichit. Vieni anche tu a sentire. Come già tutti sapete, il signore del male Vati ha trasformato Zelda in una statua di pietra con un sortilegio. Ciò che può rompere la spada Minish, ma è stata spezzata da Vati. Però non mi arrendo, chi ha notizie sui Minish? Non sono per caso gli gnomi che compaiono nella fiaba della tradizione? Sì, è così. Solo che non sono esseri delle fiabe, esistono davvero. Non mi stupisce che non li conosciate. Ciò che riguarda i Minish si tramanda presso la famiglia reale. Abitano la foresta di Tailoria. Sono stati loro a forgiare la spada Minish. Ma vostra maestà, non volete mandare i soldati laggiù? No, i soldati non potrebbero fare nulla laggiù. Si dice, i Minish non si mostrano mai agli adulti. Anche se mandassi a Tailoria i soldati non troverebbero nessuno.
Capisco. In tal caso, Link, perché non ci vedi tu? Ma statti zitto. Che ti ci porta? Link, se te la senti, ti prego anch'io di aiutarci. Grazie. Bravo, bravo, bravo. Fai che zio di merda. I minisci stanno come forgiare. Ok. Va bene, dobbiamo portare la spada. Dobbiamo trasformare una spada minish rotta in una spada. Nella spada minish. Infatti, per adesso non ci serve un cazzo. Questa spada, i frammenti. Ma questa qui, la spada Smith del nostro zio, bella zio, ci servirà perché abbiamo una spada finalmente. In fondo alla foresta dei Minish c'è un edificio chiamato Tempietto della Foresta. Tanto tempo fa era frequentato da uomini e Minish. Ok, ci dirigeremo lì. Farei bene a portare questa mappa con te. Se ti perdi mentre vai alla foresta, premi start e scorri con LR. Quindi hai preso la mappa di Hyrule, perfetto. Come vediamo questa mappa. Ok, noi siamo circa lì, dobbiamo andare in basso a destra. Allora vai, Link, e buona fortuna. Grazie. Minchia, ma ha collato questa merda di sopra lo zio. Vabbè, andiamo, dai. D'altronde non ci sarebbe il gioco se non ci fosse niente da fare. Andiamo sempre con la nostra super rotolata. Ci dirigiamo verso la foresta di Tailoria. Ah, io però vorrei prendere qualche rupia, se è possibile. Intanto compariranno i primi nemici, visto che abbiamo la spada adesso. Esattamente qui, sì, infatti. Beccati questo, strozzo. Anche tu, strozzo. Beccati, liscio, cremoso, strozzo. Perfetto, ci diremo. No, niente, avevo visto una cosa. Andiamo giù. Niente. Che c'è? Protesta, scioperi. Nel frattempo andiamo a destra. Vediamo se c'è qualche rupia. No. Andiamo magari qua. Non neanche. Niente, manco per sbaglio, Una rupia, neanche qui, forse qua sotto. Intanto tu muorici male. Qualche rupia. Niente, vabbè, andiamo. Proseguiamo per la fattoria Lon Lon. I mostri talpa che usciranno e ti daranno delle diverse rupie. Vi daranno diverse rupie, infatti. Hai preso una rupia verde, fanne buon uso, finalmente era ora. Ok, anche tu rupia, grazie, gentilissimo. Uno è sopravvissuto. Forse è ancora vivo, vabbè. Ah, aspetta, eccolo, muori. Perfetto. Non poteva vivere. Niente. Scendiamo ancora. Qualche rupia, proprio zero. Non c'è una bene amata minchia. Andiamo ancora giù. Però questi qua li devo freddare miseramente perché non possono vivere. E quindi scendiamo. Un'altra rupia. Siamo a 3 rupie. Ora scendiamo in questa. Cazzo. Levate al cazzo. Anche tu. Scendiamo verso in questa zona. Verso la collina est. Prendiamo queste scale. Li uccidiamo questi. Che si frapporranno nel nostro cammino. Che avevo spuntato proprio. Bastardo, questo è stato spuntato. Maledetto all'improvviso. Rupie proprio zero. Castello di Hyrule, città di Hyrule, foresta Minish. Va bene, andiamo verso la foresta Minish. Prima prendiamo qua, non c'è niente. Foresta Minish. Eccoci qua alla foresta Minish, anche conosciuta come foresta di Tailoria. Niente, neanche qui troviamo rupie. Uccidiamo il nostro primo nemico. Ci addentriamo nei meandri della foresta. Beccati questo. Qua, vabbè. Uccidiamo tutti i nemici che incontriamo, in modo da avere un cammino agevole. Maledetto. Questo cespuglio verrà, si sbloccherà dopo, ma poi ci torneremo. Intanto tu muori. Vengo, se è possibile vorrei trovare qualche rupia. Qua ci servirà un oggetto che troveremo dopo, ma come vedrete poi ve lo spiegherò meglio. Intanto proseguiamo nella zona più interna della foresta. Passiamo da questo ponte. Cerchiamo ancora qualche rupia, ma miseramente non ne troviamo. Quindi andiamo verso il basso. Attenzione, qua c'è un'area con un po' di nebbia. Sono presenti i primi nemici che. Cioè, ci vorranno 2 colpi per ucciderli in pratica. Quindi sono un po' più. Attento, ti si buttano di sopra. Qui ci ha provato questo. Ti si buttano di sopra e si smaterializzano. Diventano gelatina. Praticamente sono nella gelatina. Niente. Proseguiamo. Alla fine, però, sono sempre semplici da battere. Scendiamo ancora. Questo albero poi, come vedrete tra un po', sarà molto importante. No, qua no, c'entriamo, andiamo giù, andiamo su. Uccidiamo quest'altro, perfetto. Qualche rupia, proprio niente, Oggi niente rupie. Morici. Aiuto, attenzione, qualcuno si trova in difficoltà. Oh, lascialo stare. Ai, basta, ai. Oh, qualcuno mi aiuti, non c'è nessuno, però, va bene. Dobbiamo andare indietro ad aiutarlo perché è la zona di poco fa. Gli daremo una mano a questa anatra verde. Non so neanche cosa sia, però. Boh, vediamo. Gli diamogli una mano prima che ci schiatta. Ehi, giovane, sì, proprio tu.
Aia! Oi oi, se non sto attento qui! Ai ai ai! Non è proprio il momento di far finta di niente, dammi una mano. Perfetto, lo aiuteremo. Intanto uccidiamo questo e questo. Oh, you touch my tra-la-la. Perfetto, ucciso. Difficile, eh? Fiume, la sono vista brutta, da sola forse non sei riuscito a proposito. A proposito, cosa ci fa una persona qui? Un'infanta nel fondo di una foresta come questa? Oh, infanta chi? Capisco. I gnomi vati? Un sortilegio del signore del male? La spada sacra? Sa già tutto. Ah sì, va bene, ho capito. A dirti la verità, anche io mi sono messo in viaggio per trovare il modo di rompere un incantesimo malvagio. Chissà se una nuova spada sacra riuscirebbe a farlo. Ad ogni modo ti accompagnerò. Io mi chiamo Ege, io. Piacere. Ok, io non lo so. Perfetto. Ragazzi, direi che per questa parte possiamo anche finire qua. Aspetta, voglio provare una cosa. Abbiamo preso la spada. La spada Smith. Lo scudo, no? Come poco fa. Abbiamo preso la spada Minish spezzata, che diventerà una spada Minish. E niente, ci troviamo alla foresta di Tailoria. Fatevi provare una cosa. Voglio vedere se riesco a fare. Aspetta, devo trovare il tempo giusto. Forse sì, forse ora sì. Va bene, la smetto. Ci vediamo alla prossima parte. Ciao da Zerdast. Ciao a tutti.